Buongiorno, buongiorno a tutti e buona antivigilia di Capodanno. Allora, io era un bel pezzo che non facevo più queste puntate perché con la nuova legislatura, la nuova posizione che ho in questo momento mi è molto difficile. Adesso abbiamo qualche giorno di riposo. Io ne sto approfittando per continuare ad approfondire l'aspetto che sto seguendo di più a livello appunto parlamentare, che è il mercato elettrico. Quindi in questi giorni ho fatto diverse telefonate molto 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 lunghe e sto continuando a leggere una serie di cose che riguardano il mercato elettrico, ma riesco per fortuna e voglio trovarmi un po' di spazio per continuare con questa rubrica, che ormai è arrivata alla 24esima puntata, nella quale riporto delle buone pratiche, dei buoni esempi, in tutta Italia, qualcuno anche estero, ma la stragrande maggioranza in tutta Italia, buone pratiche che funzionano e che si possono replicare. Quindi, nell'attesa che la politica risolva tantissimi problemi ulteriori rispetto a quelli che pensiamo di aver già, diciamo così, migliorato, nell'attesa possiamo fare già tantissimo e molti soggetti si sono già appunto attivati per risolverli autonomamente. Adesso ovviamente alla fine vi metto il link con le 23 puntate precedenti per chi non le ha viste e volesse vederle. Sono decine e decine di esempi appunto concreti di cose che già funzionano, quindi non idee ma progetti già realizzati, non idee ma progetti già realizzati che funzionano e che stanno facendo molto bene in tutto il territorio e la maggior parte dei quali si possono replicare localmente. E quindi parto subito con il primo, perché appunto anche questo è un progetto che si può assolutamente replicare ed è anche qui un piccolo uovo di Colombo. La maggior parte dei progetti che vi descrivo sono cose semplici, ma funzionano. In questo caso un comune ha approvato un regolamento per il volontariato civico. Cosa significa? Significa che ai cittadini, con un apposito regolamento, è permessa la gestione condivisa di beni comuni. Beni comuni che possono essere scuole, che possono essere i parchi giochi, i parchi, diciamo, le zone verdi della città, eccetera, aiuole, quelle che sono appunto le cose comuni di una città, di un quartiere. Quindi in questo caso un ennesimo soggetto di volontariato, che è il CESVOT, ha organizzato e ha approfondito questa materia, e il comune, in questo caso un comune in provincia di Firenze che si chiama Campi Bisanzio, ha deciso di affidare appunto ai cittadini o alle associazioni di volontariato quella che è la cura di beni comuni, quindi piccoli interventi di manutenzione, di supporto all'organizzazione, di eventi culturali, di eventi turistici, eccetera, proprio con un patto di collaborazione con l'amministrazione comunale. E non è una notizia recentissima, perché diciamo, è già di 2 anni, e quindi io ve la do perché ha dimostrato di funzionare e perché il cittadino si rende conto delle difficoltà pratiche nella gestione dei beni pubblici, quindi viene sensibilizzato, si forma più responsabilità civica e le cose migliorano. Esempi classici possono essere i genitori che hanno fatto piccoli interventi di manutenzione alle scuole, oppure interventi di manutenzione nelle piazze o palazzi comunali, palazzi pubblici, eccetera. Ecco, questa cosa è stata, diciamo così, promossa da CESVOT, e quindi vi faccio vedere un attimo anche questa associazione di volontariato, perché sono sempre contento di far conoscere associazioni che lavorano, che funzionano. E quindi, insomma, chi vuole gli metterò adesso il link con la notizia e può approfondirla ed eventualmente replicarla nel proprio comune. Quindi questo è un appello,
sia per i portavoce comunali, per i consiglieri comunali, ma in generale per tutti i cittadini, perché è una cosa che è stata fatta a costo zero, diciamo una cosa che dà vantaggi a tutti, e quindi potete approfondire e chiedere che venga applicata anche nel vostro comune. Il regolamento per il volontariato civico è già stato scritto, quindi non dovete nemmeno cervellarvi più di tanto, magari potete dargli una giustatina, potete magari migliorarlo o comunque adattarlo al vostro comune, ma è già quasi tutto pronto, quindi potete andare avanti. Poi vi metto il link appunto con la notizia precisa. Seconda cosa che vi volevo parlare, anche questo è un altro ovetto di Colombo, si chiama Progetto Humus. Humus come il terriccio agricolo. E in questo caso si parla di condivisione di strumenti e del personale per i lavori agricoli. Quindi più aziende agricole, più soggetti che banalmente coltivano il terreno, fanno attività di allevamento, quindi soggetti agricoli, che sono magari dislocati nelle vicinanze, in territori un po' difficoltosi, come quelli collinari, montani e così. Possono mettere in comune, anche in questo caso con un apposito contratto che quindi è definito per benino, e possono mettere in comune attrezzatura agricola, ma ancora di più il personale, cioè le persone, i dipendenti, i lavoratori che magari possono fare 6 mesi in una certa azienda agricola durante la stagione estiva. E poi 6 mesi durante un'altra stagione, la stagione invernale, in un'altra azienda agricola. Quindi anche in questo caso una cosa semplicissima. È stata promossa dal CIS, Consorzio Iniziative Solidali, quindi anche in questo caso un ennesimo soggetto del volontariato. Il progetto Humus si occupa di garantire la manodopera regolare e formata, si occupa di tutte le pratiche, diciamo, burocratiche di consulenza di questa tipologia di lavoro in rete. E in questo modo i braccianti agricoli hanno maggiori possibilità di contratti regolari e continuativi. Quindi si crea, diciamo, una circolarità stagionale con questa messa in rete di strumenti e personale dipendente, personale che lavora nel settore agricolo. Anche in questo caso vi lascio al termine di questa diretta il link con la notizia precisa e con anche il contatto, la posta elettronica di Humus se volete, diciamo, avere maggiori informazioni. La terza notizia che vi volevo dare riguarda quelle che sono le filiere solidali per il recupero delle eccedenze alimentari. Già almeno una volta ho fatto un video specifico sulle eccedenze alimentari, cioè su quanta roba buttiamo via, in parole povere, su quanta roba buttiamo via. Sono quantità impressionanti. A livello di Italia noi sprechiamo 1.300.000 tonnellate di cibo. 1.300.000 tonnellate di cibo sono circa, diciamo, 6 etti a settimana di cibo che viene buttato via. Diciamo che sono 13 miliardi di euro letteralmente buttati nel cestino. 54% di questa cifra, quindi più della metà, è dovuta proprio alle abitudini domestiche, cioè al fatto che noi singoli cittadini compriamo più roba di quella che ci serve e poi la buttiamo via perché va male, ovviamente deperisce. Il 20% viene sprecato nella ristorazione, il 15% nella distribuzione, l'8% nell'agricoltura e il 2% nella trasformazione, che è il settore, diciamo così, che ha prestazioni migliori. Oltre a questo, abbiamo 1.200.000 tonnellate di prodotti agricoli che ogni anno non vengono raccolti. E qui naturalmente dovrà essere proprio la politica a dare delle risposte, perché anche qua ho già denunciato che in molti casi, lo sappiamo bene, i prezzi agricoli sono troppo bassi e
gli agricoltori non vengono pagati a sufficienza e quindi semplicemente lasciano il prodotto a marcire sul terreno senza nemmeno raccoglierlo. Però qui mi volevo concentrare su una buona pratica, appunto, che è quella delle filiere solidali che si occupano del recupero di eccedenze. Allora, innanzitutto un consiglio strutturale che non viene da me, ma viene da ISPRA, il nostro istituto che si occupa di ambiente e risorse ambientali, e che ha calcolato che se noi ci approvvigioniamo da una filiera corta, quindi andiamo direttamente dal produttore o al massimo con un passaggio, sprechiamo il 10% del cibo. Invece nei circuiti agroindustriali classici, la quantità di cibo sprecato è molto 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 più elevata. Quindi ancora una volta io esorto e consiglio a tutti voi di aggregarsi a un gruppo di acquisto solidale, perché il gruppo di acquisto solidale è per eccellenza una filiera cortissima, perché si va direttamente dal produttore. Quindi si compra direttamente dal produttore e quindi si riesce a coniugare la miglior qualità possibile al miglior prezzo possibile, proprio perché non ci sono intermediari e si va direttamente dal produttore. Però in questo caso, oltre quindi al gruppo di acquisto solidale, trovate moltissimo materiale in rete, sia mio che di altri soggetti. C'è una cosa in più che sono l'associazione RICAP, che si occupa proprio di recuperare le eccedenze dei mercati agricoli. Vi faccio vedere il sito, poi vi metto il link come al solito. Questo appunto è il sito di Recap, che si occupa appunto di recuperare direttamente dai mercati, quelli proprio nelle piazze. E loro già operano su una ventina di mercati. Vediamo se riesco a farvi vedere velocemente la mappa di questi mercati. Sono a Milano, via Combini, piazzale Martini, via Termopoli, via Curiel, piazzale Sant'Agostino, via Valvassori, Domenica Melegnano. E poi sono in via Emanuele Kant, in via Vespri Siciliani. Comunque, insomma, poi potete vederveli tutti quanti tranquillamente voi. E questa è proprio una buona pratica assolutamente concreta, perché queste sono persone che vanno appunto nei mercati, si sono fatte conoscere dai negozianti, da chi vende. E così, e quelli che sono prodotti che non verrebbero più venduti, ma sono ancora commestibili, vengono dati a questo centro, a questa associazione Recap, e questa recupera appunto queste eccedenze alimentari. In più c'è un ulteriore soggetto che si chiama Empori Solidali, e anche in questo caso gli Empori Solidali raccolgono eccedenze alimentari e li distribuiscono gratuitamente. Un attimo che recupero l'articolo, il soggetto, poi in oggetto, poi vi metto anche in questo caso il link. Ecco, Empori Solidali, eccolo qui, ve lo faccio vedere. Anche in questo caso è una, diciamo, un'iniziativa che è nata in Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna è una regione assolutamente all'avanguardia per quanto riguarda il volontariato. Empori Solidali Emilia-Romagna è una rete formata per dare risposte concrete ed omogenee a temi come la povertà alimentare, il recupero delle eccedenze alimentari e l'aiuto a persone in transitoria situazione di disagio economico. Volontà della rete è quella di porsi come interlocutore credibile per apportare un contributo importante, eccetera, eccetera. Quindi questi si occupano proprio di recuperare eccedenze alimentari. Ce ne sono 21 in tutta l'Emilia-Romagna, con 960 volontari, hanno aiutato 10.000 famiglie, quindi 32.000 persone, e hanno 376 aziende sostenitrici.
Quindi anche in questo caso chi volesse dare una mano, perché ovviamente è un organismo di volontariato, ecco vedete come sono dislocati qui nell'Emilia Romagna, e quindi chi vuole dare una mano è assolutamente il benvenuto, ma ribadisco, è un progetto di volontariato che sta funzionando bene e quindi è una cosa che si può replicare e fare in maniera che dall'Emilia Romagna, diciamo così, si diffonda in tutta Italia. L'ultima cosa di cui vi volevo parlare quest'oggi è i mercati ecosolidali italiani. Quando si parla di commercio ecosolidale, un attimo che vi guardo diciamo in faccia, quando si parla di commercio ecosolidale viene in mente sempre i paesi stranieri, quindi gli acquisti che facciamo da paesi stranieri, dalle banane, cacao, caffè, eccetera, eccetera, e questo assolutamente è sacrosanto e continua e possibilmente si espande sempre di più. Anzi, noi proprio in Commissione Decima stiamo esaminando proprio la legge sul commercio ecosolidale per dare un piccolo aiutino proprio alle strutture di commercio ecosolidale, però. Già più di un anno fa, e con oggi lo ricordo, esiste anche un'associazione di commercio ecosolidale interno, cioè italiano. Quindi su questo sito che adesso vi mostro voi trovate prodotti italiani, vediamo se riesco ad inquadrarlo, prodotti italiani che potete acquistare sia nelle botteghe del commercio ecosolidale, in questo caso altro mercato o altre strutture. O potete acquistare anche online, perché molti si possono acquistare online, e questi sono prodotti appunto italiani che provengono da situazioni diciamo disagiate, nel senso che o sono i terreni confiscati alla mafia o sono soggetti agricoli in zone svantaggiate, problematiche, e quindi insomma in questa maniera potete avere dei prodotti artigianali di ottima qualità al prezzo giusto, al prezzo migliore possibile, perché ovviamente sono prodotti che non fanno parte della grande industria, quindi le quantità di produzione sono più basse, quindi ovviamente i prezzi sono un pochino più alti, questo sì, però sono prodotti di grande qualità che hanno diciamo un po' tutta la tradizione locale della zona in cui vengono appunto coltivati e poi trasformati, quindi si va dal vino all'olio, alle paste, a tutti i prodotti di panifici, cracker, grissini, pani, tarallucci, pasticcini, quindi c'è un vasto assortimento che potete trovare appunto in questo sito di Altra Economia. Bene, con questo io diciamo questa 24esima puntata la chiuderei qui. Ovviamente per chi mi conosce per la prima volta metterò il link alle puntate precedenti che sono nel mio sito, ho messo una sezione apposita appunto buone pratiche, e ricordo che sono cose che funzionano e si possono replicare un po' in tutta Italia. Ne approfitto per fare gli auguri di buon fine anno, ormai ci siamo. Io sto leggendo altre cose man mano che le porto avanti, cercherò di tenervi informati. Noi continuiamo a ripetere che la rivoluzione culturale è la cosa migliore che ciascuno di noi può fare, quindi io continuo a condividere quello che leggo, quello che estrapolo di positivo. Ricordo sempre che nel mio sito trovate anche una cinquantina di libri riassunti, tutti su materie assolutamente pratiche, terra terra, e li trovate già riassunti, quindi in questa maniera potete diciamo avere il succo in poco tempo. E gli ultimi 10 sono in formato video, quindi li potete ascoltare con le cuffiette anche mentre andate al lavoro, in auto, in tram, in corriera, in treno o in qualsiasi altro mezzo, o li potete ascoltare anche facendo le faccende di casa sempre con le cuffiette, perché appunto li ho riassunti proprio a voce, quindi con dei video in cui li riassumo a voce. Bene, ringrazio chi mi ha seguito anche in questo orario particolare, in questa giornata di festa. Buon lavoro invece a chi sta lavorando, è di turno sia negli ospedali che in tutti gli altri servizi essenziali, o comunque lavora nelle fabbriche, perché questo è.
e buona antivigilia di Capodanno, buon Capodanno, buon cenone, buone feste a tutti. Alla prossima, ciao.